oggi nuovo unboxing di una mystery box e si tratta nello specifico della Degusta Box, quindi una box completamente dedicata al cibo. Voglio specificare che questo video non è in collaborazione con l'azienda, quindi non si tratta assolutamente di un video pagato o pubblicitario. In realtà mi ha contattata l'azienda e mi ha chiesto se volevo provare una box, e visto che quest'estate, quando appunto avevo iniziato a fare questi video dedicati alle mystery box, in tantissimi mi avevate chiesto di provarla, solo che poi come sempre ho avuto mille altri dei video, quindi non ho più fatto unboxing di mystery box e di conseguenza non avevo neanche avuto modo di provare questa, però appunto mi hanno contattata e ho detto perché no. Sono curiosissima, nel senso che ho visto sul sito che costa 9,90€ e contiene all'interno 10 prodotti. Quindi voglio capire se effettivamente il rapporto qualità-prezzo merita. Comunque, prima di armarmi di forbici, come sempre, ricordatevi di lasciarmi un like per vedere altri video di questa tipologia e soprattutto, se non foste ancora iscritti, anche di iscrivervi al canale attivando la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Poi, io non ve lo dico mai, ma se vi va potete seguirmi anche su Instagram. Vi lascio poi il link o qui da qualche parte, insomma, è sempre nell'info box. Comunque, prendiamo le nostre forbici e andiamo a scoprire cosa contiene questa mystery box, che ho lì da un po' di tempo. Infatti ve l'avevo mostrata anche nel vlog, però appunto secondo me meritava un video a parte, quindi andiamo a spacchettare. Sono super super curiosa e qui dentro spero di riuscire a sollevarla perché è veramente qualcosa di pesantissimo. Comunque qui dentro c'è ancora della carta, quindi appoggiamoci qui e andiamo a rimuovere la carta. Ta-da! Cosa c'è dentro? Qui ci sono un sacco di volantini, ma direi che non li guardiamo, quindi facciamo finta di ignorarli perché non voglio che in nessun modo mi diano anticipazioni su quello che contiene. No, vabbè, ma è veramente ricchissima questa box. Allora, aspettate che vado random. Prima di tutto c'è questo che è il frutto Coppini Arte Olearia, quindi l'albero d'argento fruttato verde medio. Olio extravergine di oliva top, quindi non DOP ma top, cioè tracciabilità origine prodotto. Non ho mai provato questo marchio, non lo conosco, ma visto così e dalla descrizione mi sembra che possa essere un ottimo prodotto. Adesso insomma poi magari queste cosine le proveremo insieme, sempre che io riesca a resistere, perché qualcuna mi sa che me l'assaggio già, però insomma questo qui magari poi lo proviamo insieme in un vlog. Qui c'è qualcos'altro che è sempre in una boccettina. E che cos'è questa? Ah, ok, Agromonte senza glutine, è una salsa pronta di pomodori ciliegini fatta con pomodoro ciliegino senza concentrato, fresco e siciliano. Io di solito la passata fatta così la uso tantissimo, proprio quella di ciliegini mixata al pomodoro fresco quando d'estate faccio la pasta quella veloce veloce che mi ha insegnato a fare mia mamma, che non ha un nome specifico, però è pasta al pomodoro e io di solito uso proprio il concentrato di pomodorini ciliegini e lo mixo, solo che non ho mai provato quello di questo brand perché qui alla CIDAC non c'è, quindi sono veramente curiosa. Poi qui abbiamo una cosa che avevo visto nel volantino, quindi era proprio uno dei volantini sopra, era impossibile non vederlo, e si tratta di questo prodotto della Rio Mare, filetti di sardine senza pelle e senza lische in olio d'oliva selezionati a mano. Anche questo prodotto non l'ho mai provato, quindi non so dirvi sinceramente se meriti o no, ma credo che già solo per quello che abbiamo trovato finora i 9,90€ siano vicini, quindi per ora ottimo rapporto qualità-prezzo, cioè questa cosa sicuramente è molto positiva. Ma infatti, addentrandomi sul sito prima di accettare la collaborazione, avevo letto un sacco di commenti positivi, però sapete come sono, cioè in generale io finché non vedo non credo, e per ora non sono rimasta delusa. Qui poi c'è una cosa gigante che in questo caso non potrò provare perché sapete che non bevo caffè e non ho nemmeno più la macchinetta del caffè da ormai quasi un anno, quindi
Questo non potrò provarlo, ma sarà sicuramente contenta mia mamma. Comunque, questo è l'espresso Pellini Top Arabica al 100%, miscela composta da qualità pregiate selezionate direttamente nei luoghi di coltivazione. E dice specie di caffè Arabica 100% selezione top. Sapete che io di caffè non me ne intendo tantissimo, quindi in questo caso per me sarebbe stato un prodotto che non avrei potuto utilizzare, però è sicuramente qualcosa che la maggior parte delle persone invece al posto mio utilizzerebbe, perché mi rendo conto di essere un caso abbastanza anomalo, anche solo per il fatto di non avere una macchinetta del caffè. Tutte le volte che viene qualcuno che beve caffè, io non posso neanche offrirglielo, quindi prima o poi vedrò di dotarmene. Vediamo se ci riesco entro il 2019, è un anno che lo dico. Poi c'è un altro prodottino che mi incuriosisce tantissimo. Questa qui è una novità, la marca è Ora Sì ed è un prodotto tutto vegetale, crema da montare di riso già zuccherata, quindi 100% naturale con riso di filiera. Sinceramente, non ho mai provato la panna fatta in questo modo, ma di solito i prodotti tipo il latte di riso o comunque i biscotti di riso a me piacciono tantissimo, quindi vale sicuramente la pena provarla. Poi se è già zuccherata dovrebbe essere praticamente pronta all'uso, si monta e via. E non è finita, ci sono ancora un sacco di prodotti, questi li tiro fuori subito. Questi qua sono i Loacker, quelli che hanno vinto tra l'altro prodotto dell'anno 2018 e che io qui ad Aosta non sono riuscita a trovare quando stavo registrando appunto quel video, semmai poi ve lo lascio nell'info box. E c'ero rimasta malissimo perché mi ispiravano un sacco. Praticamente sono i Loacker Napolitaner e io ho ricevuto questi qui al cioccolato al latte con crema alla nocciola e wafer, e questi altri invece che sono cioccolato fondente con crema al cacao e wafer. Direi che, visto che ci siamo, proviamo questi qui che mi ispirano un sacco. Mamma mia, adesso non finirò più di spacchettare perché mi perderò via a mangiarli. Guardate come sono anche carini. Questi ad Aosta non si sa perché non esistevano. Andiamo a salvare. Mi sarò sporcata da tutte le parti, però confermo, anche se non si tratta di quel video, assolutamente confermo il fatto che siano stati eletti i prodotti dell'anno perché sono veramente qualcosa di buonissimo. Sapevo che non avrei dovuto assaggiarli adesso perché ora ho voglia di continuare a mangiarli, però il pacco contiene ancora un sacco di cose, quindi andiamo avanti. C'è una full size dell'estate, questo qui al limone, che a me piace tantissimo. Detesto l'altro, però questo qui al limone a me fa impazzire. Poi ci sono queste due confezioni di grissini della marca Snacks. Qui da me questa marca non esiste, quindi è un'occasione per provarli. E sono entrambi allo stesso gusto, nel senso che sono bastoncini con semi di girasole senza olio di palma, cotti al forno non fritti e 100% ingredienti naturali. Io queste cose le provo sempre molto volentieri perché, soprattutto o quando sto cucinando o quando sto per mettermi a tavola o che ne so, la mattina verso le 11, un po' prima di pranzo, mi viene sempre voglia di stuzzicare qualcosa. Lo so che non si dovrebbe fare perché poi finisco per rovinarmi l'appetito, però insomma, questi qua li proverò già oggi probabilmente. Penultimo prodotto, mi sembra veramente che sia una box ricchissima rispetto a tutte le delusioni e tutte le cose che ci sono successe, questa qui è stata veramente fantastica. Comunque, all'interno contiene preparato per crema di tiramisù, tiramisù cream senza glutine, ed è appunto un preparato, dice di aggiungere solo panna fresca con uova da allevamento a terra senza olio di palma, e ci sono 12 porzioni, quindi dovrebbe formarsi una crema adatta a 12 porzioni di tiramisù. Sembra una cosa super facile da preparare, quindi magari già domani nel vlog proviamo insieme a fare un tiramisù, così usiamo questa crema che mi ispira veramente tantissimo. E ultimo prodotto, che in realtà sono due ma sono uguali, si tratta di questi, io li chiamo torcetti, ma non sono torcetti, sono tipo ventaglietti, foglioline, non so come chiamarli. Comunque
sono i classici biscotti secchi fatti di pasta sfoglia con sopra lo zucchero, che a me piacciono tantissimo e li mangio sempre e volentieri, tra l'altro in qualsiasi stagione. Questi li compro sia in estate che in inverno, ma non ho mai provato questo brand che si chiama Assolo Dolce, specialità da forno, Guse, quindi è il nome, o Gose, non lo so, di pasta sfoglia. Da me non esiste questo marchio, quindi anche in questo caso è una super novità. Quindi, a parte per la questione caffè, che però mi rendo conto appunto è una problematica assolutamente solo mia, direi che in generale non possiamo proprio lamentarci di questa box. Anzi, il fatto di aver trovato tutti questi prodotti, che sono appunto 10, ma sono anche comunque prodotti di valore particolari, ricercati, che in molti casi non avevo nemmeno mai visto qui da noi. Poi lo so che tutti mi scriverete che sono marchi famosissimi, però purtroppo lo sapete che ogni tanto qui in valle ci sono delle cose che sono un po' limitate. Ciao Nio, sei arrivato anche tu? Questo è sempre il solito segno che sto parlando troppo, però insomma mi sono gasata tantissimo perché con tutte le sfighe che mi sono successe con le mystery box da quest'estate fino adesso, è anche un pochino quello il motivo per cui avevo smesso di comprarle. Sicuramente una box del genere la ricomprerei volentieri, anche se appunto in questo caso me l'hanno mandata, però sarei la prima a ricomprarla volentieri perché effettivamente secondo me il rapporto qualità-prezzo merita tantissimo. Non so se è venuto a dirci quello o se sente un pochino l'odore dei filetti di sardine. Questa cosa la scopriremo presto, ma intanto adesso io vado a sistemare il delirio che ho lasciato qui intorno a me. Fatemi sapere se volete vedere altri unboxing di mystery box dedicate al cibo, magari con mukbang annessi. Oggi non mi sembrava il caso, già qui lo hacker mi ero ampiamente persa via, abbiamo rischiato che non portassi a termine il video. Comunque, insomma, io aspetto di sapere tutto nei commenti qui sotto. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao! C'è pelo dappertutto che vola! Vero Nio? Bravo, bravo! A domani!